Bene, siamo qui lunedì 6 ottobre 2014 con il signor Edoardo Russo, portiere dell'Origlio Ponte Capriasca, squadra di Quinta Lega. un ragazzo che ha fatto un gran gesto che ci spiegherà a breve. Allora, dimmi un po', Edoardo, cosa è successo? Allora, praticamente durante la partita di Coppa Ticino di quest'ultimo mercoledì abbiamo giocato contro il Morbio, la prima squadra del Morbio, e intorno al 15° minuto di gioco c'è stata un'azione nella nostra area di rigore, il loro attaccante ha concluso in porta, la palla ha colpito il supporto interno della porta ed è uscita. Dopodiché è stata ribattuta in rete da un altro giocatore. L'arbitro non si è accorto che la palla fosse entrata e ha segnalato il fuorigioco. A quel punto, ovviamente, i giocatori avversari si sono, diciamo, animati per far capire all'arbitro che la palla fosse entrata. L'arbitro, ha chiesto a me e io gli ho confermato che il pallone effettivamente era entrato in porta e quindi il gol è stato convalidato. Il risultato in quel momento era Era sullo 0-0, sullo quindi è 0-0 stato il gol dell'1-0, sì. dell'1-0. Bene, i tuoi compagni, il tuo allenatore ti hanno detto qualcosa, erano arrabbiati? No, 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 i compagni erano assolutamente tranquilli, Ti anche hanno perché appoggiato. sì, il gol era, a parte che il gol era veramente bello, quindi meritava di essere Ok. convalidato, e poi obiettivamente era talmente evidente che il pallone fosse entrato Sì. che nessuno si era. Cioè, si sono stupiti tutti che l'arbitro non D'accordo. l'avesse convalidato. Guarda, io come portiere non so se personalmente avrei fatto la stessa cosa, quindi ti faccio i Grazie. complimenti e niente, sicuramente un grandissimo gesto. Cosa pensi? Pensi che ci sia abbastanza fair play sui nostri campi da gioco in generale nella regione? Ma non sempre, Non sempre. purtroppo non sempre. Anche perché è difficile, devo ammettere anch'io che in una partita del genere, dove comunque eravamo nettamente sfavoriti e immaginavo che il risultato sarebbe andato comunque largamente a favore degli avversari, viene tutto più semplice. Magari in una partita di campionato un po' tirata sarebbe stato un po' più difficile, probabilmente l'avrei fatto lo stesso, però è chiaro che durante una partita gli animi spesso si accendono, comunque siamo tutte persone Chiaro, che chi chiaro. più chi meno si agitano, e quindi è difficile avere sempre il fair play, e purtroppo ogni tanto capitano episodi un po' spiacevoli, però. Beh, dato che era una partita comunque nella quale eravate sfavoriti, il tuo gesto è comunque un grande gesto, perché eravate sullo 0-0, dici vabbè, restiamo sullo 0-0, siamo sfavoriti, meglio rimanere pari piuttosto che andare già sotto di un gol. E Chiaro. quindi ancora, tanto di cappello per questo gesto. Grazie. Allora, l'ultima domanda. I grandi campioni nelle partite che vengono seguite in TV da milioni di persone aiutano con i loro esempi i ragazzini a essere leali e sportivi? Cosa ne pensi? Anche qui dipende tanto, ci sono casi diversi, purtroppo ogni giocatore ha il suo carattere e ci sono tanti giocatori che sono da esempio per i ragazzi, tanti che hanno fatto gesti magari come quello che ho fatto io, altri che invece dovrebbero essere presi un po' meno come esempio perché non si comportano, diciamo, in modo leale e non rispettano molto il fair play, però ormai ognuno è fatto a modo suo e anche nel calcio. Ognuno reagisce ormai, poi soprattutto con le grandi pressioni che ci sono, Sì, tante volte capita di commettere un errore o di comportarsi nel modo sbagliato, ma ormai è così. sì. Bene, in fin dei conti, un gesto che tu hai fatto con molta serenità e che rifaresti, quindi. Bene. Assolutamente, sì, spero. È stato istintivo, ma sono sicuro che in ogni caso, anche tornando indietro, lo rifarei comunque. Benissimo, ti ringrazio, grazie tante. Grazie a te.